Buonasera a tutti da Lux 65, sono le 7 dell'11 ottobre 2020, si è appena conclusa la partita di calcio di Serie A femminile, Juventus Women contro Fiorentina Women. Risultato finale 4-0, partita mai stata in discussione, giocata sotto un diluvio d'acqua che a un certo punto si è trasformato addirittura in grandine. La partita comunque è andata liscia, la Juventus è andata in vantaggio dopo 4 minuti con il solito gol della solita Cristina Girelli, lasciata indisturbata sull'angolo sinistro dell'area di rigore, calcio d'angolo, piattone e gol dell'1-0 dopo 4 minuti e partita già indirizzata dalla parte bianconera. Al 14esimo lancio lungo per Barbara Bonansea che controlla bene e scatta sola a tu per tu col portiere, il difensore viola a pochissimo dalla linea dell'area di rigore, fa fallo da ultimo uomo, Fiorentina in 10 e calcio di punizione per la Juventus che raddoppierà proprio sul calcio di punizione, sulla ribattuta è pronta Maria Alves, la brasiliana, tornata al gol dopo i gol segnati lo scorso campionato. 2-0, 14 minuto, la partita è già diciamo, quasi in ghiaccio. Il resto della partita è tutto è tutto sotto controllo della Juventus, pochissime le iniziative della Fiorentina, qualche contropiede della Juventus, sostanzialmente si arriva fino a una girandola di cambi che mette in campo anche la Caruso al posto della Pedersen, la Zamanian, la Matti Lundorf, la Lina Urtig che aveva esordito la settimana scorsa nel finale della partita di San Siro. Partita che sostanzialmente non cambia fino al 66esimo del secondo tempo dove su un'azione centrale la caparbietà di Cristiana Girelli mette in porta praticamente Barbara Bonansea che di piattone firma il 3-0. 3-0 che praticamente a metà del secondo tempo chiude qualsiasi velleità da parte della Fiorentina che inizia a fare una girandola di cambi. Passano ancora una decina di minuti circa. Quarto gol firmato da Lina Urtig, la svedesona che ha esordito una settimana fa sul rettangolo verde di San Siro. Grande controllo di palla sulla sinistra e gol sull'uscita del portiere. 4-0. Partita che finisce con uno scampolo di grandine che colpisce le giocatrici, è una giornata così di sole, acqua, grandine che andavano e venivano. Forse hanno anche rinfrescato perché a quanto pare la giornata era calda. Quindi la Juventus è al comando della classifica della Serie A dopo la bellissima vittoria di San Siro col Milan, batte una delle sue rivali storiche 4-0 nettamente sul campo di Vinovo. Veniamo ai voti delle giocatrici in campo. Laura Giuliani, il portiere, praticamente non è mai stata impegnata. Ottime uscite sui calci d'angolo, battuti dalla Fiorentina, voto 6,5. Irinen, sulla sua fascia, quest'anno sta facendo benissimo, ha fatto benissimo anche gli altri anni, ma quest'anno molto sul pezzo, molto attiva, dalla sua parte non passa nessuno. Voto 6,5. Boattin, anche la piccolina, dalla fascia opposta della metà campo bianconera, ottima partita, diligente, in spinta e in copertura, voto 6,5. Linda Sembrant, voto 6, ha ecceduto in qualche fallo di troppo su l'attaccante della Fiorentina, sul centravanti della Fiorentina, che era bravo a coprire la palla col petto, diciamo che non ha fatto nessuna sbavatura, diciamo che ha fatto qualche fallo in più del normale, diciamo. Partita da 6. Cecilia Salvai, altra grandissima partita, di testa sono tutte sue, di piede anche, voto 6,5.
Martina Rosucci, solito motorino a centrocampo, diciamo che il centrocampo ha a un certo punto dopo il quarto d'ora su 2-0 e con un uomo in più ha un pochettino rallentato la produzione in avanti, diciamo una partita da 6 e mezzo. Sophie Pedersen, anche lei, partita non eccezionale, sempre coperture, sempre ottime partite, ma diciamo che la Juventus dopo un quarto d'ora aveva già risolto la pratica, quindi voto 6 e mezzo. Sostituita nel secondo tempo per farla rifiatare, ovviamente ha risultato in ghiaccio. La brava Rita Guarino, voto 7, l'allenatrice della Juventus si merita un 7. Ha effettuato la solita girandola di cambi per far giocare tutta la qualità che la Juventus ha anche nella panchina. Yaya Galli, anche lei, voto 6 e mezzo. Una partita tranquilla, sostanzialmente una partita molto tranquilla della Juventus Women. In avanti la solita Cristiana Girelli, a cui io do il 7 perché è quella che sblocca le partite e l'1-0 non è mai un gol facile perché è quello che stappa la partita. E balza anche in testa la classifica cannonieri, arrivando pari a Danila Sabatino che oggi nella Fiorentina contro di noi ovviamente non ha segnato. Quindi Cristiana Girelli 7, anche perché da una sua caparbia azione nasce il 3-0 di Barbara Bonassea. Barbara Bonassea 7, anche lei fa espellere il difensore della Fiorentina che causa la punizione da cui poi verrà il 2-0 e firma ovviamente anche il terzo gol, quindi un 7 se lo merita tutto. Nella girandola di cambi in campo Caruso. Un 6 per Caruso entrato al posto di Pedersen, un 6 per Zamanian fermata da un fuorigioco inesistente, probabilmente avrebbe segnato, un 6 anche per Staskova, la gigante, l'attaccante gigante ceca, un 6 anche per Staskova entrata al posto di Girelli, un 6 anche per Mati Lundorf che deve ancora diciamo, imparare a prendere un pochettino confidenza col ruolo in cui per adesso Jurinen è superiore, un 6 anche a lei di stima. Un bel 7 a Lina Hurtig, il gigante svedese che gioca in fascia sinistra, entrata sul 2-0, ha segnato, ha fatto belle azioni che potevano sfociare con il gol delle compagne, a volte è stata anche troppo altruista non andando al tiro personale, ma poi alla fine è stata premiata da un bellissimo gol, il gol del 4-0, una giocatrice che tornerà molto utile per la fisicità e per la tecnica. Quindi una partita più semplice degli altri anni disputate contro la Fiorentina femminile. Quest'anno ha cambiato molte giocatrici, qualcuna è andata via. Una vittoria netta e schiacciante, una Juventus che è meritatamente sola in testa alla classifica. Un saluto da Liux 65.